Ciao, buonasera, bentrovati, bentornati sul mio canale. Un nuovo tutorial tutto dedicato al mondo straordinario dell'intelligenza artificiale in cui vedremo come questo meraviglioso tool ci consentirà di creare degli spazi sicuri all'interno dei quali, senza necessità di registrazione e quindi di accesso, i nostri studenti avranno la possibilità di chattare, quindi di conversare, utilizzando un linguaggio assolutamente naturale, con una serie di personaggi che avremo riportato in vita dal mondo della storia, della letteratura, delle scienze, ma anche con personaggi del mondo contemporaneo. Quindi avranno la possibilità, ad ogni modo, di, ripeto, chattare e di consentire a noi di monitorare tutto quello che succede all'interno di questi spazi. Per cui l'applicativo ci restituirà non soltanto il pannello della conversazione che il nostro studente avrà avuto con questo chatbot, ma anche una sorta di insight, una sorta di feedback, una sorta di, come dire, di quasi di restituzione in cui andrà a esaminare quelli che sono stati gli elementi salienti di questa conversazione. Bene, ma andiamo subito a vedere come funziona il tool. Ecco qui io sono all'interno della home page di School AI, che si definisce una piattaforma di intelligenza artificiale all-in-one, quindi c'è tutto per la tua classe, ok? Quindi per il mondo della scuola, disegnata per studenti K12 con dei controlli, insomma, monitoraggio col controllo che nascono appunto per i docenti. Quindi è proprio detto, proprio come dire, ufficialmente comunicato che è una piattaforma free for teachers, ok? Ragiona proprio per spaces, per spazi. Quindi questi ambienti all'interno dei quali, che sono già precostituiti, all'interno dei quali i nostri studenti possono conversare con un chatbot. Quindi vedete una galleria di spaces, quindi di chatbot, ci consente anche di creare delle esperienze assolutamente personalizzate per i nostri studenti. Ok? Quindi una piccola, come dire, un piccolo viaggio all'interno della home page per capire un po' quelle che sono le caratteristiche essenziali di questo tool, che naturalmente nasce allo scopo di coinvolgere, di interessare e quindi rendere le nostre lezioni molto più interessanti naturalmente per i nostri studenti. Ok? Naturalmente per noi è necessaria invece la registrazione, quindi l'accesso. Clicco sul pulsante Sign In. L'applicativo mi dà la possibilità di proseguire con il mio account Google, oppure se non siamo ancora registrati abbiamo il sign up. Ok? Come vedete, anche qui proseguiamo con Google oppure inseriamo i nostri dati. Io sono già registrata, per cui proseguo con il mio account Google e vedrete che in un paio di passaggi io sono all'interno di questo applicativo. Ok? Benissimo, ecco qui, mi ha riconosciuta, mi chiede di inserire qualche altro dato sulla mia scuola, un'operazione che posso fare anche successivamente. Ok? E vediamo un po' quelle che sono le meraviglie di questo applicativo. In realtà, se andiamo nella pagina dei tool, eccola qui, vedremo che abbiamo a disposizione tutta una serie di strumenti che ci permettono di, come dire, arricchire le nostre lezioni, dalla lesson plan al multiple choice quiz, alla class newsletter, alla vocabulary list, text translator, insomma, tutta una serie di tool che si basano appunto sull'intelligenza artificiale che ci permettono di, ripeto, arricchire le nostre lezioni. Ma noi, insomma, per il time saving, soprattutto per raggiungere il nostro obiettivo, cioè vedere come consentire ai nostri studenti di interagire con questi chatbot, che cosa facciamo? Ce ne andiamo negli spazi, gli spaces. All'interno che cosa troviamo? Beh, io ho quelli che ho già lanciato, quindi quegli ambienti nei quali ho già coinvolto i miei studenti. Come vedete, uno di questi è attivo perché è stato assegnato uno spazio aperto, tecnicamente lanciato ai miei studenti, che in questo momento stanno esplorando le meraviglie dell'inglese con Teacher Arix. Quindi questo è uno spazio assolutamente personalizzato e creato ad hoc per loro. Teacher Arix
Arix è la loro insegnante di inglese, che risponderà a tutti i loro quesiti proprio relativi allo studio della lingua inglese. Altre due esperienze sono state fatte fino a questo momento, in cui agli studenti è stato consentito di dialogare con Anna Frank e con Martin Luther King Jr. Ok, come vedete sono esperienze completate, sono ended, e dopo andremo a vedere che cosa è successo. L'area del Discover è quella invece da cui partire in genere, perché qui ritroviamo tutta una serie di spazi già creati, già pronti all'uso. Ne vediamo alcuni per l'utilizzo quotidiano. Infatti abbiamo il Sidekick, che è un assistente, un assistente chat, insomma base per lo studente in realtà, a cui chiedere qualsiasi cosa. Abbiamo un bel ringer, quindi per come dire, dare un tocco di brio all'inizio delle nostre lezioni, così come un exit ticket, quindi per completare, quindi nella parte finale della nostra lezione, creare con loro qualcosa di divertente. E dopodiché abbiamo le collezioni invece più quelle un po' più serie, tra virgolette, quindi la possibilità di dialogare, ecco qui come vedete, con personaggi del mondo della storia: Leonardo da Vinci, Newton, Charlie Chaplin, Tesla, quindi Abraham Lincoln e così via. Oppure ad esempio con il World History, quindi con la storia del mondo, ok? Quindi vedete la prima guerra mondiale, la guerra civile, la grande depressione, la seconda guerra mondiale, quindi insomma eventi storici di un certo rilievo. Oppure ad esempio incontrare l'autore, anche questa insomma un'esperienza molto interessante. Se clicchiamo su See All Collections ce le abbiamo un po' tutte. Dopodiché in basso abbiamo quelli che sono i chatbot, gli spazi che sono stati creati da docenti come noi, ok? Quindi qualcosa di ancora più personalizzato. Bene, abbiamo le esperienze, anche quelle che sono particolarmente piaciute, particolarmente come dire featured, ok? Per cui all'interno, ad esempio, io ho trovato Martin Luther King, che ho trovato veramente molto molto interessante. Ai miei studenti è piaciuto molto, eccolo qui. Oppure l'altra strada è quella di creare gli spazi secondo le nostre personali esigenze. Quindi andiamo sul pulsante Create. Eccolo qui, queste sono le mie creazioni, quindi sono i chatbot che io ho creato per i miei studenti, perché loro sono particolarmente appassionati di Harry Potter, perché avevamo studiato Gandhi e non ho trovato il personaggio storico all'interno di queste collezioni. Oppure Teacher Arix, è un estremo, come dire, momento di personalizzazione, perché gli sembrerà quasi di parlare con me e chiedere a me una serie di quesiti, porre a me una serie di quesiti, in cui per esempio andare ad approfondire alcuni elementi grammaticali oppure di uso comune, le false friends e quant'altro, ok? Ma vediamo un po' quindi come funziona. Abbiamo dato uno sguardo, una bella panoramica insomma di questo applicativo. Vediamo quali dovrebbero essere gli step in sequenza. Ora, generalmente il consiglio è quello di partire da un qualcosa di già pronto, per cui clicco su Discover. Me ne vado ad esempio nella History Comes to Life e chiedo ai miei studenti di dialogare ad esempio con, posso farlo in qualsiasi lingua, io ho chiesto loro di farlo ad esempio con Martin Luther King, quindi scelgo Martin Luther King, vediamo che si apre questa sessione in cui mi dice che ci sarà proprio la possibilità di esplorare la vita insomma di questo personaggio e l'impatto che chiaramente ha avuto Martin Luther King. Dopodiché mi dà la possibilità di aggiungere delle opzioni, quindi delle istruzioni personalizzate e la descrizione della classe. Sulla destra io ho poi la possibilità di testare quello che vedranno anche i miei studenti in una preview, quindi in un'anteprima. Quindi vedete, parte la chat, cosa che accadrà anche ai nostri studenti, e Martin Luther King pone loro una prima domanda. Ok, ciao studente, sono Martin Luther King, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. La cosa interessante è che l'applicativo ha anche delle caratteristiche inclusive, per cui abbiamo uno speak che ci permette di ascoltare. Hello, young student. I am Dr. Martin Luther King Jr.
Ok, tre punti di sospensivi che mi permettono di copiare e di, come dire, migliorare anche l'applicativo stesso, addestrandolo, dicendo che questo messaggio era ok oppure insomma non era ok. Qui in basso invece abbiamo lo spazio nel quale interagire con il chatbot. Anche qui abbiamo un ulteriore elemento inclusivo che è il microfono che mi permette di insomma descrivere proprio, di far sentire la mia voce che si trasformerà in testo scritto, dopodiché inviamo la risposta. Ok? Questo è il modo in cui, ripeto, noi abbiamo creato uno spazio, ok? E siamo pronti per assegnarlo agli studenti. Come si fa per assegnarlo? Abbiamo questo, il razzo, il missile, il rocket, clicchiamo su Launch ed ecco che la sessione si apre e mi restituisce un link che io dovrò condividere con i miei studenti. Un link oppure un codice. Il link è sicuramente il modo più veloce perché io lo copierò, lo inserirò all'interno della mia classe virtuale. Noi usiamo la Google Classroom. I miei studenti cliccheranno su questo link e potranno accedere a questo spazio. Vi faccio vedere come funziona in una finestra in incognito. Questo è Mario Rossi che apre Classroom, trova il link, eccolo qua il link, io adesso lo metto sulla barra degli indirizzi ed ecco qui quello che lui avrà, la schermata di School AI che non gli chiede assolutamente la registrazione, ma gli chiede semplicemente il nome, di digitare il suo nome. Eccolo qui, Mario Rossi. Cliccherà su Join. Ed ecco che si troverà quell'interfaccia molto simile a quella che avevamo in anteprima. Martin Luther King lo saluta, qui abbiamo le istruzioni sulla destra e questo è il pannello attraverso il quale dialogare con il personaggio stesso. Ok? Nel momento in cui avrà finito, qui abbiamo una rotella delle impostazioni che insomma permette di selezionare la lingua, naturalmente loro devono farlo in inglese, e qui invece abbiamo un pulsante di chiusura di questo pannello laterale. Ok? Quando lo studente avrà finito, ecco qui io adesso, What dreams do you have for a better world? Io metto soltanto la parola chiave sustainability, eccola qui, quindi rispondo alla sua domanda e vediamo poi che la conversazione procede. That's a powerful dream, eccetera, eccetera. Ok? Nel momento in cui avrà terminato, lo studente chiude tranquillamente questa schermata ed ecco che cosa succede al docente. Il docente all'interno di questo spazio, che ritroverà appunto nella voce Spaces, spazi, quelli che ha lanciato, vedete è attivo, questa sessione è attiva, clicca sulla sessione ed ecco che all'interno trova il feedback, questa restituzione di Mario Rossi. Cliccando proprio sullo studente, potrà aprire un pannello in cui seguire la conversazione. Ok? Quindi sicuramente un'esperienza molto interessante. Tra l'altro vi dico che questa, ora io in qualsiasi momento poi posso duplicare, posso terminare la sessione, ma posso anche cancellarla, cosa che faccio per esempio adesso in questa sessione di test, e aggiorno un attimo la pagina, vi faccio vedere quello che è realmente accaduto con i miei studenti nel momento in cui io ho assegnato loro Martin Luther King. Vedete 57. Sono gli studenti che hanno colloquiato con Martin Luther King, potevano scegliere tra questo personaggio e Anne Frank, e alcuni, insomma, diciamo che si sono sentiti liberi di dialogare, qualcuno ha scelto entrambi e questo è stato molto, molto interessante. Naturalmente la sessione è ended, io l'ho chiusa in modo tale da non consentire più loro di partecipare, anche perché loro lavorano per scadenze. Vediamo che cosa ci restituisce la piattaforma. È molto interessante questa esperienza. Perché? Perché intanto io chiedendo loro di inserire nomi posso tranquillamente monitorare quello che loro hanno risposto. Ok? La piattaforma, come vedete, mi dà anche delle emoji relativamente al feedback che gli studenti, diciamo, alla qualità della conversazione degli studenti.
Dopodiché a fianco, in questi tre puntini sospensivi, io posso copiare il link dello studente, visualizzare la chat, mettere in pausa la chat, ma una delle cose più interessanti è questo feedback che ho sulla destra. Perché? Perché l'applicativo mi racconta quello che, cioè una sorta di riassunto, quello che è emerso per ognuno degli studenti, ok? Quindi per ognuno di loro l'applicativo ha letto la conversazione e mi fa un sunto, mi suggerisce che per esempio l'alunno tal dei tali si è soffermato soprattutto su questo aspetto, ha espresso questo tipo di idee, ha conversato in questa modalità. Quindi ed è anche interessante poi leggere questi feedback con gli studenti. Dopodiché, se io poi voglio entrare proprio diciamo all'interno della chat, posso tranquillamente farlo. Quindi clicco sul nome dello studente e qui posso leggere tutta la conversazione. Ok? Quindi questo è il modo in cui funziona. Quindi prendiamo all'interno di Discover un chatbot, lo lanciamo agli studenti, generiamo un link di condivisione, lo condividiamo all'interno di uno spazio che può essere una classe virtuale e naturalmente attendiamo che loro sviluppino la loro conversazione. Dopodiché in questo cruscotto noi possiamo monitorare quello che accade, quello che la costruzione proprio del dialogo, della chat, e soprattutto abbiamo questo riassunto che è molto interessante. L'altra cosa carina è proprio la possibilità di creare invece uno spazio ad hoc per i nostri studenti. Quindi clicchiamo sul pulsante Create, lui tiene, come vedete, in archivio tutto quello che noi abbiamo creato. Clicchiamo sul pulsante Create, qui sulla sinistra abbiamo un'area nella quale andare a fornire tutta una serie di indicazioni. Ad esempio, se io volessi dai un titolo al tuo spazio, insomma, in modo tale che l'intelligenza artificiale possa creare l'esperienza, insomma, desiderata. Ad esempio, andiamo a inserire Rosalind Franklin. Eccola qui, la scienziata vittima di una sorta di discriminazione proprio. Descrivi l'attività, semplicemente chat with Rosalind Franklin about the structure of DNA. Ok, dopodiché abbiamo anche dei dettagli opzionali, possiamo anche chiedere all'applicativo stesso di generare tutti i campi, vediamo come si comporta, vedete, in termini di immagini di copertina, sottotitolo, descrizione dell'insegnante, descrizione dello studente, ok? Quindi vediamo un po', sono campi che possiamo anche chiedere all'applicativo stesso di compilare. Eccoli qui, lui ha generato l'immagine di copertina, il sottotitolo, e, descrizione insegnante, descrizione studente. Ok? Potremmo anche modificare tutti questi elementi, sono tutti elementi modificabili. A quel punto noi clicchiamo su Save oppure Save and Launch, nel caso in cui volessimo già consentire loro di operare. Vediamo un po' come funziona questa chat. Eccola qui che Rosalind Franklin inizia a conversare. Rosalind Franklin herself, let's get started to ask what, che cosa chiederesti a Rosalind Franklin, ok? Bene, quindi salviamo, ecco qui, e Rosalind Franklin la ritroveremo all'interno di quelli che sono gli spazi che abbiamo creato, quindi nella sezione Create, eccola qui, ok? Quindi direi uno strumento veramente potente che piace agli studenti, vi garantisco, perché insomma l'ho testato e ho visto che anche quelli che in genere insomma sono meno propensi a comunicare in classe, invece chiaramente hanno scritto, non è importante che facciano errori grammaticali, non è importante la costruzione della frase, quello che è importante è avere uno spazio sicuro, uno spazio monitorato all'interno del quale gli studenti, senza però necessità di registrazione, abbiano la possibilità di comunicare, anche se virtualmente, magari con un personaggio storico che li ha incuriositi particolarmente, un personaggio del mondo moderno, del mondo contemporaneo, ma anche insomma, come dire, o il cane, il gatto, quello che sia, ripeto, partendo dall'idea che questi sono ambienti che sfruttano le potenzialità dell'intelligenza artificiale, ma che consentono al docente di tenere traccia e soprattutto di monitorare tutto
quello che accade, ottenendo poi dalla piattaforma un feedback su questa interazione. Ok? Spero che questo applicativo sia stato per voi interessante, almeno quanto lo è per me, e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!